Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo tanto, si torna con un bellissimo test drive. E la moto di quest'oggi forse è una tra le più discusse e tra le più criticate degli ultimi 2 anni. La Yamaha Niken. Ma ve ne parlo dopo la sigla. Attenzione, attenzione, non sono un tester e né tantomeno un giornalista professionista. Quindi le impressioni in questo video sono solo il frutto di un motociclista a cui piace provare nuove esperienze, nuovi mezzi, e la Niken, essendo una moto, si può dire, rivoluzionaria, attirava un sacco la mia curiosità. Fortunatamente Yamaha ha deciso di fare una serie di test drive in giro per tutta l'Italia e quindi ho preso la palla al balzo. Ma partiamo con una velocissima carrellata della scheda tecnica. Il motore è il solito CP3 3 cilindri con 847 cm cubici, capace di sviluppare 115 cavalli e 87,5 Nm di coppia a 8500 giri. È lo stesso motore montato sull'MT-09, infatti la base di partenza è proprio quella, con la piccola differenza che all'anteriore troviamo ben due ruote da 15 pollici e 2 coppie di forcelle. Le forcelle non sono uguali, lo stelo posteriore è da 43 mm, mentre quello anteriore è da 41. Tutto l'insieme delle sospensioni anteriori è unito da dei leveraggi che rende indipendenti le 2 ruote. Per quanto riguarda l'elettronica invece abbiamo 3 mappe diverse, una molto morbida, molto docile per l'uso cittadino, un'altra con il giusto compromesso tra comfort e sportività, mentre l'ultima più esuberante sulla risposta del gas. Il serbatoio è da 18 litri e permette percorrenze di tutto rispetto, mentre il peso con il pieno supera i 260 kg. Sicuramente non è un peso piuma. Per tutti i dettagli sulla scheda tecnica vi lascio in descrizione il link direttamente al sito Yamaha, così potete confrontare tutti i vari dati, ma bando alle ciance, direi di vedere come si comporta realmente su strada. Wow, siamo partiti! Madonna che fluidità sto motore! Oh, iniziamo a fare le curve! Cavolo, che strano che è. Però anche così ondeggiando è abbastanza, diciamo, abbastanza leggera, se così si può dire. Ricordiamo che la moto pesa 260 kg, è praticamente un MT9 è derivata dall'MT9, ma con l'avantreno completamente rifatto, con queste 2 ruote da 15 pollici, le 2 coppie di forcelle e col sistema di leveraggi che fanno in modo di mantenere le ruote anteriori indipendenti e di fare le curve, ovviamente. Quindi adesso vediamo se questi qua davanti aumentano un po' il ritmo, così vediamo come funziona. Quick shift qui è solo in salita, purtroppo. Comunque, come triangolazione, diciamo che è molto comoda, cioè manubrio largo il giusto. La sella, anche se sembra molto piatta e dura, però almeno sembra un po' comoda. Vediamo se c'è un'altra tornata, che quello di prima l'ho completamente cannato. Vabbè, ci sta, dai, essendo una cosa nuova, bisogna un po' capirla. Vediamo se ci sono altri tornanti. Oh, questo qua. Oh, già meglio. Il quick shift funziona molto bene sopra i 4000 giri,
sotto è abbastanza brusco, diciamo che forse quello Ducati è leggermente più morbido di quello che ricordo. Invece sopra i 4000 non lo senti neanche, cioè praticamente cambia le marce perfettamente senza nessun scatto della moto, nessun saltellamento, nessun cioè proprio molto 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 fluido. Il motore, adesso stiamo facendo un'andatura molto tranquilla, però è molto morbido, prima volta che uso un 3 cilindri, quindi non sapevo cosa mi aspettavo. È molto fluido, molto morbido, sale molto bene e quindi diciamo che ci sta. Qui l'asfalto, cioè non è messo malissimo, però ci sono parecchie crepe e non le senti, praticamente non senti niente davanti. Le forcelle, perché bisogna parlare al plurale, coprono in modo perfetto l'asfalto. Divertente. Ah sì. Bisognerebbe usarla un pomeriggio, cioè entrare nella sua ottica. Piacevole? Sì, stra divertente. Un po' particolare? Sì, cioè sono abituato al peso. Ah, quello perché anche la mia pesa 240 kg. Ah, quindi più o meno quello. Quindi, però è diverso tutta un'altra cosa, cioè questa si sente che è pesante da ferma. Sì, dopo. Però è maneggevolissima in movimento. Anche dove ci sono tutti i crepi dell'asfalto non senti niente? Cioè, zero. Ho provato le prime curve un po' tranquillo, poi ho detto vado via proprio senza pensarci. A due? Ecco, quella che la devo provare io, perché prima l'ho provata con la 1. È più cattiva? No? Hai tanto lag sull'acceleratore. Ah. Mentre adesso la devo provare io con la 2 perché dovrebbe essere più corposo. Adesso... Comunque bella guida, eh. Ho fatto il primo tornante completamente cannato. No, ma dopo sono stato dietro un bel po'. Dopo gli ultimi 3-4 qua ti sono stato un po' dietro. Grazie. Bella guida. Manca la saponetta, eri così, il ginocchio. Tutto autodidatta guardando i video su YouTube e robe varie. Che corsi? Bellissima guida comunque. Grazie. Poi comunque l'ho provata in salita, come in discesa ti permette anche qualche errore. Ah. Perché non è invasiva, cioè se tipo sei arrivi un po' veloce, pinzi per prima buttarti. Se mantieni pinzata questa si mantiene dritta. Sì. Quella no. Ah beh. Cioè in curva tu tieni il freno un po' per aiutarti, anche se non è il posteriore, non. Oh, si mette dritta. È una cosa bella. Ah sì.
mi ha detto, ma complimenti Yamaha, gran bella moto da guidare, esteticamente ok, non mi fa proprio impazzire, ma da guidare tanta roba. Qui c'è il bagnato, occhio. Come si gira, madonna. È vero, freni in curva e lei non si raddrizza, questa è una gran cosa. Che ti lascia parecchia, diciamo. Libertà di sbagliare, se così si può dire. Peso non lo senti. Movimento da ferma, ovvio che sono abituato al multistrada, quindi spostare il peso di qua e di là ormai 4 anni che lo faccio, però il movimento qui sembra molto ma molto più leggera dei 260 kg. Anche nei tornanti la butti giù come vuoi, fa un po' senso la prima volta, infatti ho canato il primo tornante, ma appena prendi confidenza, mamma che roba. Purtroppo mi sa che il giro è già finito. Bello però, bello. Allora, la comprerei, per come vedo io in questo periodo della mia vita, la moto, che quindi deve essere una moto a 360 gradi che ti permette di fare un po' tutto, come il multistrada o qualsiasi max enduro. No, perché non fa per me in questo periodo. Ma se dovessi essere uno che fa solo strada, vuole divertirsi ma vuole anche viaggiare tutta sicurezza, allora sì, perché questa moto ti dà una sicurezza incredibile con le due gomme davanti, incredibile anche sull'asfalto un po' rotto. Non l'ho mai sentita sbacchettare, tipo come in multistrada, che uno dei difetti del 950 2017 era proprio le sospensioni, che un po' sbacchetta appena fai un ritmo un po' più sostenuto. Qui invece perfetto, tutto perfetto, quindi sì, mi spiace dirlo ma la consiglierei. così è. Anche qui con un'andatura molto siamo quasi fermi ma non senti i pesi. No. Il cavalletto un po' messo male. Beh. Bene, concludiamo questo video con una serie di impressioni su come è andata questa prova e di come si è comportata la Yamaha Niken. Guidare questa nuova Yamaha all'inizio può sembrare molto ma molto strano, ma bastano poche curve per trovare già da subito un ottimo feeling. Nonostante il peso elevato, l'agilità è molto alta. Come si è visto nei vari tornanti, la moto si gira in un fazzoletto senza allargare la traiettoria con estrema facilità. Mentre il sistema con doppia forcella anteriore regala tantissima sicurezza anche con un manto stradale molto sconnesso. Le asperità vengono assorbite in modo perfetto. E il grip è ottimale in ogni condizione. Con una guida molto allegra, addirittura l'anteriore rimane molto solido e non affonda mai durante le staccate più decise. Uno dei difetti delle sospensioni sta proprio in questa solidità dell'anteriore, che unito all'elevato grip e al peso concentrato principalmente sulla parte davanti della moto, fa in modo che con una guida sportiva il posteriore tenda a scappare via. Niente di grave, tranquilli. Il mono posteriore lavora molto bene, ma proprio per un fattore di fisica, con tutto il spostamento di masse, alcuni limiti molto raggiungibili con gli angoli di piega più accentuati. In questo caso però ci viene in aiuto l'ottima elettronica della moto con il traction control, che taglia la potenza nel momento e nel modo corretto, senza strattoni vari, e in questo modo ci fa anche divertire parecchio, perché senti proprio il posteriore che scoda, ma tutto abbastanza controllato. Dopo pochissime curve ci si dimentica già di avere due ruote all'anteriore e sembra di guidare una moto convenzionale.
ma credo che in città bisogna stare un attimo più attenti, fare un po' l'occhio sugli ingombri vari per evitare i danni con marciapiedi o isole sparti traffico. Il motore è fantastico, la posizione di guida molto azzeccata, è un comfort e guidabilità eccezionali. Tutto molto bello, direte voi. Ok, per un fattore estetico è molto soggettivo, ma c'è una cosa che Yamaha non ha fatto e non capisco il perché. È una cosa che bastava pochissimo per mettere in pratica: il cavalletto. Sì, il cavalletto può essere una cazzata, perché la moto senza cavalletto non sta in piedi, e quindi direte: ma dov'è il problema? Basta mettere il cavalletto e sei a posto. Certo, sì, semplice. Ma questa moto secondo me poteva essere un'ottima alternativa ai vari trike usati su strada, soprattutto da tutte quelle persone che per un incidente o per problemi già alla nascita non possono usare moto tradizionali. Conosco una persona che ha una carrozzina, quindi attualmente guida una Can-Am Spider, un trike appunto, che era molto interessato ad acquistare questa Yamaha Niken. Andò subito al concessionario a chiedere informazioni se lui poteva appunto guidare una moto del genere, ma purtroppo il concessionario gli ha detto tassativamente no, perché la moto da sola non sta in piedi e lui ovviamente non può stare in equilibrio da fermo da solo. Per esempio, bastava fare un sistema che bloccava le sospensioni anteriori, come appunto fa la Piaggio con il suo MP3, che ormai è in commercio da anni. Non lo so, bastava così poco. Poteva essere la moto ideale per riscoprire vecchie emozioni che magari queste persone provavano anni fa, oppure regalare nuove emozioni a persone che già dalla nascita non hanno mai potuto gustarsi con la guida di una moto normalissima. E secondo me sarebbe stata una cosa pazzesca. Credo sia un'occasione persa da parte di Yamaha, perché poteva essere la prima moto stradale con una guida classica, se così si può dire, per quelle persone meno fortunate. E voi? Cosa ne pensate?